panino, Norman? Veramente prima vorrei fare una passeggiata. Se vuoi diventare un uomo grande, forte e robusto, devi mangiare il tuo panino. Non ho fame, mamma! Ora voglio fare una passeggiata! Ah, quel ragazzino è sempre impaziente. Serviti, Trevor. Salsa di granchio. Dilys, veramente io... Come si fa a resistere? Sì. Non è difficile. Devo solo calarmi giù e prendere le monetine. E poi vado a comprare un nuovo skateboard. Bene, non c'è l'acqua e non è neanche profondo. Vediamo. Accipicchia. È un po' scivoloso. Ecco fatto. Aiuto, mamma! Sta tranquillo, Elvis. È più facile che lanciarsi col paracadute. Oh, scusa, amico. Forse ho scelto il paragone sbagliato. Perché non provi a pensare a qualcosa che ti fa rilassare? Qualcosa che ti piace? Cantare. Sai, mi piace molto cantare. Sì, me ne ero dimenticato. Io sto benissimo e canto, guardo giù e son contento. L'elmo stretto dovere, nel caso dovessi cadere, non funziona. Sì. Vedrai che funzionerà. Ancora una tentazione? Grazie, io... mi domando dove sia finito Norman. Io spero che stia bene. Oh, forse si è nascosto. È uno dei suoi scherzi. Vuole che andiamo a cercarlo. Norman! Norman Price! Non può essere lontano. Vuoi esprimere un desiderio? Un desiderio? Certo, volentieri... Allora, qual è il desiderio? Oh, non posso dirtelo, Dilys, altrimenti non si avvera. Oh, su, ti prego. No. Dai, dimmelo. Avanti, le dica qual è il suo desiderio e poi tiratemi fuori da qui. Ha parlato, il pozzo dei desideri parla. Sono io, mamma, sono rimasto intrappolato. Norman. Sarà meglio chiamare Sammy il pompiere. Non riesco più a camminare. Dobbiamo fermarci. Cosa? Così perderemo. Sono stato chiaro, Mandy. Voglio assolutamente il mio nome su quel trofeo. Che succede? Il mio piede. Aia! Mi fa male. Non riesco a slegarlo. Dobbiamo chiedere aiuto. Aiuto! Che aiuto! Male. Aiuto! Questa è la voce di Norman! Viene da quella parte, andiamo! Al mio supermercato il prezzo è ribassato! Al mio supermercato il prezzo è ribassato! Norman, stai bene, tesoruccio! Mi sono slogato una caviglia, mamma! Vi eravate persi, per caso? Non direi, non esattamente! Allora, se non vi siete persi, vuol dire che... Norman Price! Non è che per caso hai cercato di imbrogliare, vero? Sì, mamma. Non riesco a slegare l'elastico. E non abbiamo neanche un telefono. Dobbiamo continuare a correre. Vuol dire che dovrò aspettare settimane! Tua madre riuscirà a sorprenderti, Norman. Andiamo, Sam. Facciamogli vedere chi siamo. Al mio supermercato il prezzo è ribassato. Al mio supermercato il prezzo è ribassato. Spiona! Imbroglione! Eccoli che arrivano! Presto sapremo chi sarà la coppia di vincitori! Primi, Elvis e Mike! Ed ecco i secondi, Sarah e James! E terzi, Sam e Dilly! È il momento decisivo! Quale coppia taglierà la linea del traguardo per prima? Ma aspettate, che succede? Siamo impazziti! Sam e Dilly scattano con un rush finale! E sì, ce l'hanno fatta! Sono proprio loro i vincitori della corsa a tre gambe! Fulmini fiammeggianti! Che gara, amici miei! Complimenti, Dilys e Sam. Per il momento il trofeo dovrà aspettare. Un'emergenza lungo il percorso, Capitano Steele. Cosa? Norman si è slogato una caviglia. Oh! Avviserò Tom di raggiungervi con l'elicottero! Sei pronto, Norman? Ora Tom ti porterà a casa. Grazie, Sam. Norman ha imbrogliato e lo premiano con un giro in...
elicottero. Coraggio! Salta su, Mandy. Ah! Ah! Che forza! Bene, proseguiamo. E adesso Elvis vi farà vedere cosa è capace di fare Radar. Cosa aspettate voi due? Tocca a Radar, il cane da salvataggio. Non andiamo con loro, Norman? E a che scopo? Tanto ci faranno soltanto guardare da lontano. Invece hai voglia di fare una cosa veramente esaltante? Certo! Oh. Allora seguimi! Oh. Non credo che possiamo entrare qui. Perché no? Oggi la caserma è aperta a tutti. Di solito sulla piattaforma rotante c'è Jupiter, non Venus. Che cosa vuoi fare? Questo! Hai visto quanto è divertente? Fermo! Rimetti Venus nella posizione in cui l'abbiamo trovata, Norman! Norman, aspettami! Ho nascosto all'interno della caserma uno scarponcino identico a questo. E il nostro radar, grazie al suo potente e infallibile fiuto, riuscirà a trovarlo in un baleno. Soccoraggio, bello! Eccolo, il nostro piccolo eroe! Radar è l'orgoglio di tutta Fonti Pandi! E anche di Elvis! Seguimi, James! Finiremo per metterci nei guai! Non verrà a saperlo nessuno, sono tutti fuori a guardare Radar! Whee! Bravissimo, Radar! Ha trovato lo scarponcino! Ha trovato lo scarponcino! Ha trovato lo scarponcino! Bravo, Radar! È un cane incredibile! È un tesoro di cane! Basta così, Radar! Beh, sarà di qualcuno quello scarponcino! Sì, infatti, signore! Ridammelo immediatamente. Radar, avanti, fai bravo. E adesso, prima del salvataggio in cima al tetto, ricordo a tutti di non oltrepassare il nastro. Potrebbe essere pericoloso. La sicurezza è la prima cosa nella caserma di Fonti Pandi. Emozionante, giusto, Bende, davvero interessante. Ora ce ne possiamo andare. Perché non hai voglia di giocare a fare il capitano? No. Lo sapevo, sei il solito mocciosetto. Perché non ce ne andiamo a guardare il salvataggio sul tetto dalla postazione migliore in assoluto? Mi dispiacerebbe se Elvis se ne andasse. Certo, sì, scusami, Sam. Alberi incendiati a causa di fulmini? Sarà meglio agire in fretta, oppure l'intero bosco andrà in fiamme. Meglio chiamare anche Tom. Buona idea, Sam. È un peccato che non ci sia Cridlington. Ci servirebbe tutto l'aiuto possibile. Perché l'autobus non passa? Ehi, potrei avere un autografo, Elvis? Un autografo, certo, James. Oh, vedo che anche a Sam hai chiesto l'autografo. Sì, beh, lui salva le persone in pericolo e poi va in giro per la città guidando Jupiter. Lei è stanco di fare quella vita, vero? No, non mi dispiace affatto. Sam! Aspetta, fermati! Di che emergenza si tratta? Alberi colpiti da fulmini. Ci sono alte probabilità che l'incendio si estenda nel bosco. Oh, è una faccenda seria. Meglio che venga anch'io, vi darò una mano. Ma come? E il tuo programma televisivo? Ricordati che prima di tutto sono un pompiere. Arriva Sammy il pompiere! E lassù c'è anche Tom! Forte, eh? Voi due, state bene? Beh, veramente mi sento un po' debole. Ora avrei bisogno di mangiare un panino. No, non è il momento, Norman!
Immagino che si sia fatto tardi per il tuo programma televisivo. Se ti ci accompagno in elicottero ce la farai. Salta a bordo, Elvis. Coraggio! Wow! È fantastico! Viaggerò in elicottero come una vera stella. Elvis, aspetta! Dimentichi la tua chitarra! Buona fortuna! Staremo tutti davanti alla TV! Grazie! Domattina sarò in servizio. Ci vediamo in caserma! La barca di Charlie! Mamma! Norman! Hai lasciato di nuovo il rubinetto aperto! No, mamma! Guarda fuori! Pontypandy è completamente allagato! Oh, non ho ancora ritirato i panni stesi! Oh, deve essere tutta colpa di questa cottura globale! Per tutti gli incendi! Non ho mai visto una marea così alta a Pontypandy in tutta la mia vita. È un disastro. Pulire tutto prenderà molto tempo. Sì, solo quando la marea si sarà ritirata. E accadrà tra diverse ore. Capitano Steel chiama Sam il pompiere. Mi ricevi, Sam? Sì, forte e chiaro, signore. La famiglia Jones è bloccata sul tetto della trattoria del pesce intero. Ricevuto, signore. Passo e chiudo. Sarà una giornata impegnativa. Ho preparato un toast per colazione, mai farsi prendere dal panico a stomaco vuoto. Mamma, tu pensi che Lanetta e Bambignello stiano bene? Oh, certo, non ti preoccupare. E se invece ti sbagliassi? Se per caso avessero bisogno d'aiuto? D'accordo, è meglio chiamare subito Sam il pompiere. Lui saprà cosa fare. Oh, grazie, mamma. Spero tanto che stiate bene. Ti aspettavamo con ansia, Sam. Ci siamo rifugiati sul tetto. L'acqua è salita a una velocità incredibile. La cosa più importante è che voi stiate bene. Sì, tuttavia non siamo riusciti a trovare Leone. Daremo un'occhiata in giro, Bronwyn. Ma ora dobbiamo mettervi in salvo. C'è un'altra cosa, Sam. La mia barca da pesca è scomparsa. Prima vi portiamo tutti in caserma e poi faremo le ricerche. Vai, Tom! Vada tu alla caserma! Questo lo voglio restituire io a James, grazie! Non ce la faccio, ho paura! Sto per cadere! Devi resistere, Norman! Oh, guarda! Evviva! Coraggio, Norman! Usiamo il metodo di salvataggio sperimentato con Dolby. Non è il caso, Elvis. Prima dobbiamo mettere in salvo Norman e poi James. Tu vai subito a prendere il telone. Io prendo la scala. Agli ordini, Sam! Vi prego! Cercate di sbrigarvi, non ce la faccio più! Adesso lasciati cadere, Norman! Ti prendiamo noi! Oh! Wow! Divertentissimo! Il peggio è passato, James. Ti riporto giù. Grazie, Sam. Se non sbaglio, questo è tuo, vero, James? Sì. Beh, dato che stavolta l'hai usato per un buon motivo, l'incidente di stamattina è dimenticato. Oh, grazie infinite, Capitano Steel, signore! Sì, è stato un atto di grande coraggio farlo volare fino a Pontypandy. Nonostante il fatto che te l'avessi proibito. E sei stato molto bravo a pilotarlo. Quasi quanto me quando sono riuscito a spaventare il capitano. Ah, avrei dovuto immaginarlo. Volevo solo insegnare a James come farlo volare. No, non è vero. A questo punto non ho altra scelta. Consegnami il telecomando, James. Contento, Norman. Il capitano Steel mi confisca l'aeroplanino. No, James. Ma c'è bisogno che qualcuno mostri a tutti e due come si fa a far volare veramente questo bellissimo aeroplanino. Ah, sì! Un tempo sono stato giovane anch'io. Ora una bella virata e giù, dritta in picchiata! Ah, ce l'ha con me!
Come sta, signorina Pomodoro? Desidera riposare un po' prima che la porti dai Flood? Forse... forse lì è troppo assolato. Preferisce che la sistemi... Sono tornato! Oh. Salgo su a preparare del tè! No, no, no! Aspetta, Sam, aspetta! Non deve vedere la signorina Pomodoro! La credenza è troppo piccola! No! Oh, no! C'è qualcosa che non va, Elvis? No, no, no! No, no, Sam, va tutto bene! Mi è venuta fame! Ci sono per caso dei biscotti? Beh, veramente, credo di aver visto la scatola giù in ufficio. La vado a cercare, torno subito. Va bene, Sam, aspetta, mi arrivo. Oh, povera signorina Pomodoro. Ora come faccio a rimetterla a posto? Chissà... Oh, mi è venuta un'idea. Non si capisce bene cosa sia, mamma. Non c'è niente da capire, Norman. È arte, arte floreale. Oh, hai intenzione di gareggiare anche tu alla mostra, Elvis? È una pianta molto originale. No, questa purtroppo è la pianta di pomodori del Capitano Steel. O sarebbe meglio dire lo era. E che fine hanno fatto i pomodori? Si sono staccati quando mi è caduta. Stavolta sono nei guai fino al collo. Non ne faccia una tragedia, Elvis. Io mi sono trovato in situazioni ben peggiori di questa. Forse so come aiutarla. Ecco fatto. Sono o non sono un genio? Sì, sono veramente un genio. Sì, ma tutti noteranno che i pomodori sono stati riattaccati. Niente affatto. Basta che la nasconda dietro a qualcosa di grande e possibilmente orribile. E so esattamente a cosa mi riferisco. James e Norman dispersi in mare? C'è un'emergenza! Due ragazzi dispersi in mare! Dovrò intervenire con Neptune! Sarebbe meglio chiedere a Tom Thomas di intervenire con l'elicottero, signore. Sì, ci penso io, Sam! Vieni anche tu, Leone. Bronwyn si starà chiedendo dove sei andato a finire. Io sono il capitano e ho deciso che remeremo fino a riva. Ma non sappiamo da che parte sia la riva. Rischiamo di allontanarci ancora di più. Oh! Oh, spero che stiano bene. Se sono davvero in mare, Sam li troverà di sicuro. Non abbiamo cibo e nemmeno acqua. Fatti venire qualcosa in mente, James! Su, cerca di calmarti, Norman. Sono sicuro che già ci stanno cercando. Prova a guardarti intorno, il mare è immenso. Sarà proprio come cercare un ago in un pagliaio bagnato. Siamo qua! Ehi, aiuto! 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 Venite a salvarci! Buone notizie, Sam. Li ho individuati. Non so come abbiano fatto ad allontanarsi tanto. Ti raggiungiamo subito. Grazie, Tom. Passo a chiudo. Mi dispiace tanto, Sam. Ci siamo addormentati. Questo è il guaio con il mare. Ti inganna quando meno te lo aspetti. Comunque avete fatto male a uscire da soli. E questo dovreste saperlo. Stavamo giocando a fare i pirati. Ora vi riportiamo sulla terraferma. Grazie al cielo, sei sano e salvo. Adesso ci credi che anche le femmine sono brave a fare i capitani dei pirati? Beh, può darsi, Sara. Non manca qualcosa? Può darsi, capitano Sara. Ah, Bronwyn. Sai, oggi Leone era convinto di essere il gatto della caserma dei vigili del fuoco. Spero che non vi abbia creato problemi. Diciamo che se la cava meglio come il gatto della barca da pesca. Puzza di pesce!
portato dei fiori per la vostra cameretta, Norman. Ma a me non piacciono i fiori. Perché, Norman? È così buono il profumo dei fiori. Ma a me... Oh, Derek, vedo con piacere che sei ordinato. Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto, zia Dillis. Sei davvero un tesoro di nipote. Oh. Vado a mettere in bagno il mio spazzolino. Certo, vai, cugino. Derek mi fa fare sempre brutta figura. Però se lui si levasse di mezzo, potrei dimostrare alla mamma che vero tesoro di figlio sono io. Oh, e forse ho appena trovato il modo di sbarazzarmene. Questi fiori sono deliziosi, ma non quanto le violette di Pontypandy. Le violette di Pontypandy? E cosa sono? Le violette sono i fiori preferiti della mamma. A lei piacerebbe averne sempre un mazzo fresco sul tavolo quando è l'ora del tè. Ma ora sono troppo occupato a pulire per bene le scarpe. Vado io a raccoglierne un mazzo. Grazie, ma non è facile, si trovano solo in montagna. Oh, che peccato. Perciò ho disegnato una mappa. Oh, fantastico. Ho calcolato il tragitto, sarai di ritorno per l'ora del tè. Vai. Ecco, ora ci provo. Oh, credo di averla presa! Ah, ho preso solamente un orribile avanzo di lattuga marcia. Io propongo un lavoro di squadra. Sarebbe molto più efficace. Pronta, Penny? Io reggo la torcia, mentre tu dici a Elvis in che direzione muovere l'amo. Più a destra? No, non così tanto! L'hai sfiorata! Ecco, l'hai presa! E adesso tira sull'amo lentamente. Sì! Non mi sfuggi più, torta! Oh, ho l'impressione di essermi perso. Oh. Quale direzione devo prendere? Quel ceppo me lo ricordo, lì ci sono passato. Un momento, quel fiore sembrerebbe... di stoffa. Aiuto! Spostatevi, prego, fate largo al pompiere. Norman Price! Avrei dovuto immaginarlo. Sì, Capitano Steele, sono proprio io. Lo tiri fuori da lì, la prego. Crede che sia possibile liberarlo? State indietro, prego. Ho bisogno di spazio per agire. Ricordo una volta in cui un ragazzo restò incastrato nel cancello di una fattoria. Era esattamente in questa posizione. No! Aiuto! Sono bloccato! Presto! Mi tiri fuori! Non così, mi fa male! È per colpa delle orecchie! Le sue sono anche più grosse delle mie! Oh, ma tutto questo è ridicolo! Qualcuno dovrà pur aiutarci! È una giornata davvero strambanda! Quando mi sono svegliato, che cosa ho combinato? Sono inciampato e mi si è rotta la gamba! Cosa? Anche il Capitano Steele è rimasto incastrato con la testa nell'inferriato? Ma Sam e Penny non sono rientrati! Ci sono rimasto solo io! E io non posso fare niente! Oppure posso? Ci sono delle persone in pericolo! È mio dovere soccorrerle! Guarda laggiù! Cridlington? Al rapporto, Capitano Steele, sempre pronto e capace! È mio dovere, li liberiamo subito! Trevor, vai a prendere le pinze pneumatiche, sono nel retro di Venus! Oh, subito, Elvis! Prima le donne e i bambini! Oh, il mio piccolo angelo sano e salvo!
Adesso avrei bisogno che mi liberasse dalla mamma. Oh, finalmente! Oh, è così che si fa! Ottimo lavoro! Non spargiamo in giro la voce, se è possibile, Cridlington. Conti pure su di me, Capitano Steel. Va tutto bene qui? Oh, sì! Va tutto benissimo, grazie ad Elvis. È stato a dir poco un eroe. Elvis è un pompiere favoloso. Oh, Norman! Non aver paura. Oh. È il momento di alzare la vela. Oh, fermati. Così ci ribalteremo. No, stai tranquilla. Ecco, è perfettamente tesa. Te l'ho detto che sono bravo. Oh, ci sbilanciamo. Aiuto, siamo inclinati, Norman. Va tutto bene. Un colpo di remi e ci stabilizziamo subito. Oh! Contenta? Guarda cosa mi hai fatto fare! Oh, Norma! Riportami a terra! Non mi piace affatto! Oh, strano, non capisco perché l'aquilone non vola. Sì, di vento ce n'è abbastanza. Non è che per caso ha bisogno d'aiuto, Capitano Steel? Prego? No, non ho bisogno di niente, vi ringrazio. Come vedete, sto collaudando l'aquilone, vorrei farlo volare. Le mostro come si fa. Beh, è solo un colpo di vento. Oh, oh, ci stiamo allontanando e dondoliamo sempre di più. Riportami a riva, Norman. Fai presto, c'è aria di burrasca. Non c'è nessun pericolo, mamma, non ti preoccupare. Oh, continuiamo a girare su noi stessi, Norman. Non posso fare altro, dato che mi è rimasto solo un remo. Oh, non ce la faccio più, sto malissimo. Non ci resta che telefonare e chiedere aiuto. Telefonare? Oh, e come telefoniamo? Il cellulare non ce l'ho. Allora, facciamoci notare. Aiuto! 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 Mamma in avaria! Gente in pericolo! Sarò da voi in un baleno. Posso farlo volare alto proprio come un'aquila. Guardi! Sei davvero molto brava, ma ora, se non ti dispiace, credo che sia il mio turno. Ma io non ci ho ancora provato, tocca a me! L'aquilone è mio, giusto? No, volevo dire di mio nipote. Insomma, dammi subito il rocchetto. Grazie, Mandy. Oh! Ops, l'aquilone si è impigliato! Non è così grave! Sono cose che capitano, ragazzi! È perché l'ho fatto volare troppo alto, ecco perché! La scala si è rotta! E ora come faccio a scendere? Vado subito a dire alla mamma di chiedere aiuto! 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 Sono bloccata! Vieni dalla scogliera! Andiamo! Aiuto! Aiuto! Oh, sono qua su! È Benny! Oh, fortuna che mi avete sentita! Sono bloccata! Qualcuno deve correre a chiedere aiuto! Un momento, Mandy! Cos'è quella cosa che hai in mano? Un razzo segnalatore! Cosa? Giocarci è pericoloso! L'abbiamo trovato! Stavo pensando di consegnarlo a Sam il pompiere! Brava! Ma adesso è esattamente quello che mi serve! Mandy, credi di riuscire a lanciarmelo? Io? Sì, certo! Complimenti per la mira, Mandy! Wow! Per tutti i misteri più oscuri, dove è andato a finire il quinto... razzo? Viene dalla scogliera! Avviso Sam il pompiere! Oh, un razzo segnalatore proveniente dalla scogliera! Tom ha avvistato un razzo segnalatore, Sam! Fate presto! C'è qualcuno in pericolo! Tom vi raggiungerà in elicottero!
soccorrermi! Sta arrivando Sammy il pompiere! Sammy è in pericolo! È bloccata lassù! La salverete, vero? Stai tranquilla, Mandy. Siamo qui per questo. Tom, cala la doppia imbracatura! Subito, Sam! Eccola che arriva! Pronto ad imbracarti? A posto, Tom! Tirami su! Piano adesso! Evviva! Urrà! Evviva! Ce l'avete Ottimo fatta! Lavoro, Sam! Per fortuna hai trovato quel razzo, Mandy! E soprattutto hai fatto bene a non spararlo in aria! Complimenti, piccola Mandy, sei stata eroica! Questo è il pennello che fa al caso mio, Dilys. Oh, ottima scelta, bene! Se non sbaglio avevi detto che oggi devi stirare. Sì, hai ragione, è vero. Sei fortunato, ho un articolo in offerta, Prato Estivo. Lo spray stira facile, profumo e rinfresca gli abiti. Osserva! Oh, che profumo delizioso! Annusa, Sam! Ciao, Sara! Voglio farti vedere una cosa fortissima nel giardino di casa mia! D'accordo! Vieni, andiamo! Aspetta, devo trovare un posto dove legare tenaglia! Mike, deve essere nei guai. Aiuto! Per tutti gli incendi. Aiuto! Non ce la faccio a reggermi. Resisti, Mike. Vado a recuperare la scala. Ma cosa? Aiuto! Lascia. Aiuto. Vado io a tenaglia, Sam. Ti ringrazio tanto, Trevor. Non posso resistere ancora a lungo! Aiuto! Mike! Oh, ti senti bene? Sì, Dilys, se sto bene, l'ho scampata bella. Grazie, Sam. Sei stato fortunato. Sei anche riuscito a riparare la mia grondaia. Allora? Che te ne pare? Beh, è tutto qui. No. C'è dell'altro, naturalmente. Vuoi che ti prepari una bella tazza di tè zuccherato, Mike? La prenderei volentieri anch'io, Dilys. Guarda! Oh no! Ho dimenticato di tirare il freno a mano! Restate qui! Ottimo lavoro, Sam! Hai evitato il disastro, come sempre. Meno male che era il tuo giorno libero. No! Mike Flood ha dato fuoco alla sua cucina? È un incendio a casa dei Flood! Al lavoro, di corsa! Ora che ci penso, sono tutti fuori con Jupiter! Perciò adesso sono quasi un vero pompiere, grazie alla mia rice trasmittente. Centrale, chiama Jupiter! Ecco un'altra chiamata! Io penso che non dovresti ascoltare! Mi sentite? La cucina di Mike Flood ha preso fuoco! Dovete intervenire prima che la situazione peggiori! Ricevuto, Capitano Steel! James, il pompiere, il dovere ti chiama! Aspetta, James! Nina! Oh no! La casa sta andando a fuoco! E Mike potrebbe essere lì dentro! Devo avvisarlo! Grazie, Capitano Steel. Per fortuna sono sano e salvo in giardino. Ora sono tranquillo. Non entrare più in casa, hai capito? Potrebbe essere molto pericoloso. Oh,
Mike ha visto James. Veramente no, Sara. Aiuto! Aiuto! Non riesco più a uscire. Lui è dentro casa. Come sarebbe a dire? Oh, no! Devo... Oh, sta arrivando Sam il pompiere. Lui saprà cosa fare. Presto, Sam! James è intrappolato in casa. Cosa? Dobbiamo agire in fretta. James! Dove sei? Sono rimasto bloccato in soggiorno. No, non riesco a trovare una via di uscita. Elvis, vai subito a staccare la corrente. Io recupero James. Certo. Dammi la mano, James. Ti porto fuori. Grazie al cielo! Anche l'incendio è stato spento. Grazie, Sam. Non ascolterò mai più le chiamate della mia ricetrasmittente. Ah, ecco perché sei sempre riuscito ad arrivare prima di noi. Quest'apparecchio intercetta le nostre frequenze. Mi dispiace. È che mi sono illuso di essere un vero pompiere proprio come te. Ma ho ancora molto da imparare. Non ti demoralizzare, James. Un giovanotto in gamba come te può diventare un bravissimo pompiere. Veramente? Sì, ma prima dovrei fare un corso di addestramento. Sembra un guasto piuttosto serio, ma ci penso io, tranquilla, tanto devo riparare anche la maniglia della porta. Oh, ti ringrazio, Mike. Allora te la cavi da solo. Vorrei andare a chiedere a Trevor se ha qualche canzone dei fiammeggianti Jefferson da cantare al karaoke. Certo, Bronwyn, ci divertiremo. Anch'io voglio esibirmi. Oh, Bronwyn, già che ci sei, prendi quel secchio. Sì, quello. Usalo per fermare la porta. Se si chiudesse, rimarrei bloccato qui. Dopo aggiusto anche la maniglia. Ecco fatto. Grazie. La 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 la. Oh, forte questo ritmo. Oh. Posso allenarmi per il karaoke e riparare la perdita contemporaneamente. Oh, e non dimenticare la maniglia. Oh, accidenti. Oh, ora è un vero allagamento. Oh, non mi ricordo più il titolo della canzone che volevo cantare. Forse conteneva la parola patata. Non conosco canzoni sulle patate. Forse è il nome della cantante. Oh, non riesco a trovare il tappo di gomma. Deve essere qui da qualche parte. Oh. Ecco fatto. E ora è il momento di riparare la maniglia. Mi serve il cacciavite. Che cos'è questo rumore? Oh! Oh, non ha funzionato! Oh, che guaio! E adesso che cosa faccio? Ci sono! Devo chiudere il rubinetto generale. Dunque, dove può essere il rubinetto generale? Oh no, è di sopra! Ah. Oh, ecco, ci sono! Userò del nastro adesivo! Staccati! Mi si è appiccicato il dito! Intanto comincio a raccogliere l'acqua con il secchio. Oh no! Non ho pensato che la maniglia era rotta! Ora sono veramente in...